Back to school, più fashion che mai. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già Ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. E benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì, oggi il primo di tanti Back to School, una serie di video dedicati ai ragazzi che tra un pochettino torneranno tra i banchi. Veramente oggi ci dedichiamo di più alle ragazze per tornare tra i banchi in maniera fashion e glamour. Un DIY veramente veramente carinissimo che ho visto su un canale straniero di cui metti il link qua sotto nel box informazioni, non mi ricordo il nome della ragazza, e mi è piaciuto tantissimo. Stavo cercando di vedere se c'era un video che volevo fare già fatto da qualcun altro e ho trovato quest'altro video che mi è piaciuto troppo, ho voluto rifare quell'oggetto per me e quindi adesso lo propongo anche a voi. Spostiamoci al piano del lavoro e andiamo a creare delle penne e degli evidenziatori a forma di boccette di smalto. Ed ecco l'occorrente per questo DIY veramente veramente carino e lezioso. Allora, cosa ci occorrono? Due boccette di smalto già terminate o uno smalto che avete deciso di non usare più, due boccette la cui forma vi piaccia naturalmente, poi dei colori acrilici di un colore molto fashion e molto divertente che vi piaccia, poi una penna o, se li avete tutte e due, potete farne due, o una penna o un evidenziatore, un piatto, un recipiente per l'acqua, una pistola per colla a caldo con relativa stecca, un tagliabalsa, ma state molto 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 attenti, e dell'acqua, un pochino di acqua per diluire i colori, e poi ci servirà un solvente. Io ne userò uno senza acetone e qualche tovagliolino di carta. Cominciamo subito. Come prima cosa, per esempio, io questo smalto l'ho finito, ma come prima cosa cosa faccio? Apro la mia boccetta e elimino ogni eventuale residuo di smalto che c'è dentro la boccetta. Lo poggio qui e faccio colare. Nel frattempo tolgo il pennellino al mio tappo e si fa in maniera molto molto semplice e questo lo butto via. A questo punto prendo il mio acetone e senza fare pasticci, che detto da me fa anche ridere, lo verso all'interno della mia boccetta vuota. Comincio a pulire il bordo della mia boccetta e piano piano cosa faccio? Agito e cerco di far venire via tutto il colore. E voilà, vedete quanto ce n'è dentro? E continuo così con il solvente. La boccetta è pulita, laviamola sotto l'acqua corrente con un po' di sapone. A questo punto prendiamo un po' di acrilico, di colore acrilico, qualunque acrilico voi abbiate in casa, del colore che più vi piace. Versiamo poco 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 di acqua giusto per fluidificarlo e mescoliamo bene bene. Perfetto, e verso all'interno di una delle mie bottigliette, stando attente a non cadere fuori dalla bottiglietta. Capiterà, ma al limite la laverete. E piano piano coloro tutta la mia bottiglietta. Faccio uscire tutto il colore, mi raccomando, pulisco la ghiera qua, la parte a vite, e lascio asciugare così a testa in giù la mia boccettina. Bene, prendiamo un evidenziatore fucsia con cui andremo a farcire la nostra boccetta fucsia e una penna blu con cui andremo a riempire la nostra boccetta verde. Ok, prendo la mia penna blu e taglio, elimino la calotta, cioè separo la calotta che regge la penna dal resto appunto della penna. Voilà, così è facilissimo. Con una penna Bic normale invece dovrei tagliare questa parte qua della punta. La cosa risulta un pochettino più macchinosa, ma si può fare. Adesso calcoliamo l'altezza della penna. Tagliamo il tubetto all'altezza della boccetta. Dovrà rimanere soltanto una parte. Per l'evidenziatore vi conviene tagliare quindi dove
non dove è sottile sottile, dove diventa un po' più largo, ma non troppo alto perché sennò poi non entra all'interno del tappo. Quindi piano piano fate roteare l'evidenziatore sotto la lama del tagliabalsa, così, senza imprimere tagli feroci. Fatevi aiutare da un adulto per questa fase del lavoro se siete piccoli, perché è un pochino pericolosa. Ok, sfiliamo il nostro evidenziatore così, e ovviamente tiriamo fuori anche il serbatoio, che qui inseriamo la punta dell'evidenziatore all'interno del serbatoio, come quando sta alloggiata proprio nel suo astuccio, e misuriamo l'altezza che dovrà diventare. Quindi tagliamo con un taglio netto lì dove vogliamo che venga accorciato. Ok, non ci rimane che aspettare che le boccette siano completamente asciutte. Io proseguirò senza che ciò accada, quindi a mio rischio e pericolo, ma voi aspettate che siano completamente asciutte, mi raccomando. Come prima cosa mettete un punto di colla sulla base della penna, così, quindi inseritela all'interno e voilà, così, e proprio qui all'imboccatura pigiate un bel po' di colla a caldo e naturalmente scendete, scendete, scendete e chiudete bene. Tacchete. Così. Stessa cosa da farsi con l'evidenziatore, senza però mettere la colla alla base. Quindi sporchiamo di colla tutto il bordo verso l'interno, ovviamente, e velocemente inseriamo la puntina del nostro evidenziatore. Così possiamo tranquillamente richiudere la nostra penna all'interno del nostro smaltino e lei è pronta per funzionare. E idem con il nostro evidenziatore. E poi la riponete così chiusa nel vostro astuccio. Che ne dite? Non è una sciccheria? Beh, io ho anche l'evidenziatore multicolor. Guardate un po', un bel cuore, ragazzi. Un grande bacio e vi lascio alle foto. Ciao! Non sono troppo chic quando uscirete dal vostro zaino, dal vostro astuccio, quelle penne, sarà fantastico. E poi vederle sul banco di scuola, tutte quelle boccettine colorate, la vostra insegnante strabuzzerà gli occhi e vi dirà: non si portano gli smalti a scuola? E voi: niente paura, prof, è una penna, e la vorrà sicuramente regalata. E allora preparatene una in più per la vostra compagna di banco e una in più per la prof, così ve la tenete anche buona. E mi raccomando, divertitevi a colorare i vostri astucci con queste creazioni sfiziose. Se il video ti è piaciuto, regalami un bel pollice in su e soprattutto condividilo sulla tua pagina Facebook. Noi ci incontriamo anche sugli altri miei canali, che ne dici? Vi aspetto su Ombretta e su Due Cuori Una Cappa. Il primo è un canale di lifestyle, beauty, troppo carino, dove si parla del più e del meno, e il secondo è un canale di cucina che ho insieme a Gabriele, mio marito, dove si mangia da pazzi e si ride come dei folli. Quindi vi aspetto nel mio mondo youtubiano e soprattutto vi aspetto qua per il prossimo video. Da Ombretta e da Arte per te è tutto, ciao, alla prossima!